Bene, rieccoci tornati in diretta e ripartiamo a parlare della nostra squadra. Come dice dall'acquario il presidente Morgante? Che Madrid è stato favorito all'arbitraggio questa sera, è Vero, uno vero, scandalo! È vero, uno vero, vero. scandalo! Vero, c'era un'espulsione clamorosa per secondo Di un cartellino rigore. giallo di Xabi Alonso. Sì, palese, palese. Al 50esimo, già sul 2-0 per Borussia Dortmund, Real Madrid in 10, con tutte le occasioni che si è mangiato il Borussia, poteva tranquillamente fare il 3-0. Ma adesso inviterei anche con il nostro, qui l'avete ascoltato prima, il Ecco nostro là, amico grazie. Marco Palumbo, di commentare anche una questione che in quest'ultimo periodo per la Roma è molto calda. Si è incominciato ad avviare l'iter per creare la nuova casa dei tifosi giallorossi, la nuova casa in cui far sentire il nostro affetto, il nostro calore alla nostra squadra, ossia la questione stadio. Ormai i giochi sono iniziati, le procedure sono state avviate, ma abbiamo qui una persona che è addentro a questo meccanismo in quanto membro della commissione, della commissione sport, giusto? Lei è membro e Il vicepresidente, giusto? Onorevole vicepresidente. Palumbo. Sì. Era l'onorevole che non stavamo qua. Sì, qual era la domanda? Scusa, l'ora tarda. Lo stadio. Esattamente, la questione stadio. Con la conferenza stampa insieme al sindaco si è avviato l'iter. Concretamente, si sono già mossi i primi ingranaggi oppure la macchina è ancora ferma? Ma, molto in movimento, la macchina non la vedo, nel senso che ci sono un po' di problemi, si parla di sopperire entro 90 giorni a tutta una serie di atti per far partire conferenze di servizio eccetera che dovrebbero portare poi si dice tra un anno o meno di un anno all'inizio dei lavori. La vedo un po' complicata, vedo che c'è gran fermento, oggi c'era consiglio comunale, ho visto chi dovrebbe costruire lo stadio che è arrivato in consiglio comunale per parlare con il sindaco, cioè Luca Pernasi di Pers Italia e alcune cose che non mi convincono sono la ripetibilità dei fondi necessari, nel senso che la stessa società incaricata di questo ha detto dobbiamo trovare i soldi, quindi non partiamo con un pacchetto per cui ci sono solo le questioni burocratiche da assolvere, ma c'è anche un'esigenza, quella che una volta assolte le questioni burocratiche, diciamo, e quindi si può dare il via alla cantierizzazione dell'area, però in realtà poi di pecunia insomma ancora ce n'è poca. Ci sono, probabilmente parteciperà a questa cosa Unicredit. E la stessa Pars Italia, però insomma è chiaro che questi La soggetti società parlava di partecipazioni del calibro di Goldman Sachs, la Disney e la Nike. Goldman Sachs ha detto, dice, dobbiamo lavorare per reperire i fondi. È stato colui il quale in conferenza stampa ha detto questo, faccio parte di questo progetto, dobbiamo reperire i soldi. Non è che ha detto partiamo con il 60-40%. Quindi abbiamo poche certezze da questo punto di vista. Poi ci sono una serie di cose da superare, che sono questioni molto tecniche, tipo la percentuale di indice di cubatura, perché per fare quello stadio noi dovremmo avere un indice di cubatura di 0,90 minimo per partire, e quell'area è sottoposta a vincoli a un indice di cubatura di 0,09, quindi molto inferiore rispetto a quello all'indice necessario per non avere problemi, iniziare a partire e cantierizzare l'area. Più tutta una serie di problemi. Io immagino, per esempio, gli operai lavorare in quell'area con quella questione molto annosa rispetto alla quale i cittadini residenti nell'area, in particolari periodi dell'anno, avevano manifestato problemi proprio dovuti appunto come si chiama, al depuratore ACEA, che ovviamente è posto all'aperto, e io credo che non si possa iniziare l'opera di costruzione senza invece intervenire prima sull'interramento Del del depuratore. depuratore, perché ci sono, cioè, basta per esempio l'estate andando al mare,
a favore di vento diventa un problema anche passare lì con l'auto con il finestrino aperto. Pensate al problema dei residenti, speriamo che almeno lo stadio risolva questo problema ai residenti. Si parla di un investimento in infrastrutture varie e variegate, tra cui un collegamento con il raccordo anulare, il grande raccordo anulare di Roma e il potenziamento della Roma Ostia Lido per 700 milioni di euro. Cioè, lo stadio in sé per sé dovrebbe costare 300 milioni di euro. Il resto del miliardo che la società giallorossa ha presentato come costo finale di tutte le opere sono infrastrutture. Sono 700 milioni di euro. Io dico che, siccome l'amministrazione comunale, io sono romanista, ci mancherebbe, diciamo, però la prima cosa che deve fare è l'interesse della città e svolge questa funzione, spesso ce ne dimentichiamo di questo. Io credo che noi dobbiamo iniziare ad avere un quadro delle opere infrastrutturali e soprattutto dobbiamo partire facendo le opere infrastrutturali. Dico, non vorrei trovarmi all'inaugurazione dello stadio, se si farà, con lo stadio bello e pronto, con la prima partita, l'amichevole inaugurale, mettiamo l'inaugurazione dello stadio, con 50.000 persone che si riversano nella città con, per esempio, la maglia viaria esistente in questo momento, perché sarebbe una follia unica. Quindi le opere infrastrutturali sono opere che vanno fatte e concepite prima della realizzazione dello stadio, o comunque che camminano, diciamo, di pari passo. Pensare ad uno svincolo autostradale del raccordo, per esempio, che si costruisce in 2 anni, la vedo molto complicata. Quindi ci sono delle cose che vanno messe un po' a regime. Questo dell'interramento del depuratore e del quantomeno partire, perché è più semplice mettendo risorse potenziare la Roma Lido. È più complicato, anche se ci fossero risorse economiche, in 2 anni chiudere una bretella e un raccordo autostradale. E quindi questo diventerebbe un po' un problema se noi ci trovassimo domani lo stadio costruito e dovessimo utilizzare questa maglia viaria. Quindi diciamo che va bene, intenzioni ci sono. Le buone intenzioni, diciamo, il percorso che è stato costruito va bene, però dobbiamo pure fare l'interesse della città. Diventerebbe quasi impossibile da raggiungere quel quadrante della città se noi ci ritrovassimo appunto lo stadio in questa dalla redazione via. Facevano un interrogativo che direi è permeante. Parnasi ci mette soldi propri? No, ci mette soldi della sua società, la Pars Italia? In maniera molto limitata, tenendo conto che Parnasi ci metterebbe l'area che è stata però fatalità acquistata prima, quando si è iniziato a parlare dello stadio, tant'è vero che lì c'era il problema dell'Ippica, quindi c'era un... Perché è l'area dell'ex ippodromo di Tor di Valle. C'era il ippodromo di Tor di Valle, che è stato spostato con tutti i problemi che ne sono conseguiti a Capannelle. Il settore è molto in crisi, quindi diciamo che è stato più semplice per Pars Italia acquisire questo terreno e quindi non ci sarebbero i costi aggiuntivi di un'acquisizione di un terreno. Certo, il costruttore ovviamente ha comprato e ha fatto un investimento, un terreno, però non è che non ci guadagni nella costruzione dell'impianto, della struttura e dei servizi collegati, anche perché immagino che probabilmente forse lo stesso svincolo lo farà Pars Italia, le stesse opere di urbanizzazione ovviamente le farà Pars Italia e via dicendo. Ma qua andiamo però anche su una domanda sull'esistente. Ti chiedo di commentare la politica dei prezzi, è un po' che stanno accomunando tutte le società di Serie A, cioè quello che nelle partite di cartello il prezzo viene, soprattutto io ti parlo della curva, che è quella che costa di meno, il prezzo non ti dico che raddoppia, ma poco ci manca. Secondo te è una politica fatta per incentivare gli abbonamenti e quindi in modo da anche di fidelizzare il tifo e di avere anche lo stadio pieno tutte le partite, oppure solamente una politica volta a raccimolare più soldi possibili quando si sa che l'incasso è certo? E sì, no, vabbè, è una politica anche miope questa, perché poi questa è anche fastidiosa questa cosa, cioè abbiamo avuto non solo le curve, perché io ricordo settori
di Montemario che costavano 60 euro, che magari al derby venivano 110 tra prevendite e quant'altro. Però io penso che la politica di questa società, come lo è stata di Milan Inter, è quella di fidelizzare, e se si va verso uno stadio, mi pare, di 54.000 posti, si vuole arrivare probabilmente, visto l'investimento, visto che la società farà investimenti, visto che ci saranno investimenti di vari soggetti eccetera, ci sarà e ci sia la voglia di incentivare e di evitare il più possibile la politica del tagliando, ma di arrivare definitivamente ad una politica del quasi tutto esaurita attraverso l'abbonamento, attraverso un po' allo stadio inglese, un po' lo stadio inglese, un po' lo stadio spagnolo di alcune grandi soltanto società, vedi Real, vedi Barça, vedi non so forse nemmeno l'Atletico, a quasi tutto impegnato, tutti i settori dello stadio impegnati attraverso gli abbonamenti. E poi c'è questa politica della suddivisione delle curve, che serve ovviamente più a controllare gli ultra e i tifosi, perché una cosa che non mi è piaciuta di quel progetto è quella suddivisione della curva fatta in quel modo, insomma, in 3-4 settori. E qui vediamo al punto dolente che fino adesso ha sempre caratterizzato il rapporto tra tifo e anche istituzioni, ossia l'idea venuta allora in mente al ministro degli interni Maroni della tessera del tifoso. Io lo dico a scanso di equivoci, sono andato per andare a vedere, purtroppo, perché purtroppo non è stata una bella partita, ma Bayern Monaco Roma 0-2, mister Ranieri in panchina, l'ho dovuta fare perché altrimenti non riuscivo ad acquistare il biglietto della Champions League. Secondo te, rivisto con determinati crismi, per esempio che non sia necessario il controllo in questura, perché la tessera mi è arrivata con un mese rispetto a quando io l'ho fatta, perché ci è voluto un mese per fare il controllo alla questura, che il mio casellario giudiziario fosse limpido e pulito, senza sapere poi che fine abbiano fatto i miei dati, la certezza del trattamento dei miei dati. Senza questa scredatura preventiva, secondo te la tessera del tifoso può essere uno strumento vincente che consenta alla società anche di evitare episodi di violenza all'interno dello stadio? Faccio per esempio, abbiamo commentato prima l'assurda non squalifica per lo Juventus Stadium a seguito dei striscioni del derby Juventus Torino. Con uno strumento che identifichi benissimo i tifosi, tra l'altro già si potrebbe fare con le telecamere che sono presenti, però con l'identificazione certa dei posti tramite il biglietto nominativo. Sì, no, ma è tutto chiaro. Io non credo alla tessera del tifoso, sono stato sempre uno dei contestatori della tessera del tifoso, non ho fatto la tessera del tifoso, mi sono perso alcune gare della Roma perché era necessaria la tessera del tifoso, soprattutto in trasferta. Se uno è teppista anche con la tessera del tifoso. Non, voglio dire, non c'è un chip che ti controlla dove sei seduto in quel momento, poi la telecamera ti può riprendere sul tuo posto, ma ti può riprendere anche se stai facendo disastri e non hai la tessera del tifoso. Vanno incentivati altri tipi di politiche, perché per esempio la questione degli hooligans inglesi, che era arrivata a una situazione esponenziale con purtroppo la goccia che fece traboccare il vaso con tutti i morti dell'Eisel in quella finale di Coppa dei Campioni, ci deve far interrogare sulle misure che sono state adottate dalla federazione inglese, che gli inglesi ovviamente chiamano la federazione, non è che mettono la federazione inglese, perché loro sono per loro la federazione basta, gli altri non esistono. Un po' come fino agli anni al 66 fu il primo mondiale in cui l'Inghilterra partecipò, perché loro è inutile che partecipiamo, siamo i più forti, siamo noi che abbiamo inventato il calcio. Non è così, hanno partecipato dal 50. Sì, nel 50, sì, nel 50, sì. Ma al di là di questo, però, ecco, noi dobbiamo mettere in campo, diciamo che è la società che poi fa l'ultra, che ti porta a certe aberrazioni. Allora io mi chiedo, perché oggi noi dobbiamo seguire una partita di cartello, ma anche non di cartello, di Serie A, di Serie B, con dei muri alti 3 metri per non consentire il lancio di oggetti eccetera, mentre in Inghilterra tu puoi vedere tranquillamente una partita, magari volendo, con il rischio che ti arriva il giocatore che è impegnato in un'azione e entra in curva.